La mamma di Marcella. Claudia ci ricorda che tutti devono essere ricordati, non solo i nomi più famosi. Mia figlia non era famosa. Mia figlia era una ragazza come voi, ragazzi. Era piena di speranze, di progetti, anche lei. Ma a 16 anni fece un brutto incontro. Incontrò la droga e il mondo della droga, con tutto quello che comporta, quel mondo maledetto. Non era importante, vi ho detto. Non ero importante io né la mia famiglia, eravamo gente umile, ma oneste. Non abbiamo avuto lo Stato vicino, non abbiamo avuto nessuno vicino. Quando Marcella decise di riprendersi la sua vita tra le mani, perché la stavano distruggendo, passò dalla parte giusta, quella della legalità, quella della parola, uscire dall'omertà. Marcella denunciò tutto il giro e chi c'era dentro il giro. Erano i capi della Sacra Corona Unita. Ve la faccio breve perché ci vorrebbe tanto tempo, non è giusto. Questa sera Emanuela è quella, la parte più importante in questo contesto. Marcella denunciò tutti. Marcella doveva testimoniare. Nel primo maxi processo che si fece a novembre del 90 alla Sacra Corona Unita, Marcella era una di quei testimoni. Il 5 di aprile del 1990 trovammo il corpo di mia figlia col cranio fracassato, non gli permisero di parlare, non gli permisero di essere presenti in quel processo. Ecco ragazzi, sono orgogliosa di quella figlia. Aveva sbagliato, però aveva avuto il coraggio di riprendersi la sua vita tra le mani. Aveva una figlia, aveva una bambina, l'aveva fatto per amore di quella figlia, ma anche per amore di se stessa. Non ce la fece. Non per questo non deve essere ricordata. E io ringrazio l'incontro che ho avuto 8 anni fa con Libera, che mi ha permesso di raccontare di quella figlia come stasera sto raccontando a voi. Grazie. Nel senso di essere qui, ci tenevo tantissimo, voglio dire che i giovani che frequentano questa biblioteca erano presenti. Chiedo scusa se qualcuno, voglio dire, do le spalle. Penso che questi temi sono dei temi importanti. Emanuela deve rappresentare per tutti voi tutte le vittime della mafia. Perché io personalmente sono molto devoto a Giovanni Falcone, Borsellino, perché credo che loro ci hanno insegnato tanto e noi dobbiamo avere questo piccolo dovere di fare il nostro passo quotidianamente, perché poi fondamentalmente non serve poi molto, nel senso basta comunque portare avanti nelle piccole cose, nella quotidianità, il senso, voglio dire, della legalità, combattere l'omertà, vedere una cosa sbagliata e dire guarda che stai facendo una cosa sbagliata. Questo penso che tutti quanti noi possiamo farlo, no? Perché poi possiamo dare, facendo questo, un senso di giustizia anche a quelle morti, ok? Oltre alla morte di Falcone e Borsellino ci sono tante vittime della mafia, così come ci sono gli agenti della scorta, che non dimentichiamo, voglio dire che bene o male, adesso io guardo voi giovani, penso che voi avete 20 anni, vedo questa ragazza qua che sta, nel senso, commossa, ma è giusto che sia così,
perché sono cose che comunque devono toccare e non essere dimenticate. E credo che, proprio per concludere, lasciarvi andare i vostri studi, così come ringrazio anche la gente più grande, nel senso che qua di questi ragazzi, ricordatevi che nella vita nessuno vi regala niente. Voi state facendo dei sacrifici per arrivare a un obiettivo che vi siete prefissati. Ricordatevi sempre tutti i sacrifici che state facendo. Non ci sono nella vita strade alternative che portano al bene, perché le strade alternative portano sempre, prima o poi, al male. Questo è, io chiamo male, penso che mi avete capito, nel senso che dovete essere intanto fieri di voi stesse e di voi stessi per quello che state facendo, però ricordate veramente quotidianamente di fare quella piccola azione che rende simbolica, moralmente, chiamiamola giustizia nel ricordo di tutte queste vittime. Io penso che ognuno di voi, voglio dire ai genitori, voi pensate a questa mamma, nel senso questa mamma che ha perso una figlia, e credo che, io non sono ancora genitore, ma ho una nipotina che è bellissima e per me è un diamante, chissà un figlio, perché dicono che un figlio è un diamante per sempre. Pensate, nel senso, a questa mamma, il coraggio, nel senso, che ha, perché poi dietro il coraggio c'è il dolore. E io credo, se mi posso permettere, signora Marisa, che non c'è sera prima che va a dormire che lei un pensiero lo dedica a sua figlia. Io, in qualità di amministratore, la ringrazio per essere venuta qua, e la ringrazio proprio a nome, proprio come cittadino italiano, per fare quello che sta facendo lei insieme, voglio dire, all'associazione Libera. Io credo che, e finisco con questa frase, se tutti insieme facciamo il nostro piccolo, alla fine il bene vince male, il bene vince sempre sul male. Chiedo un attimino scusa, perché personalmente sono cose che a me toccano queste. E niente, io gradirei un grosso applauso verso la signora, tutte le vittime rappresentate da Emanuela, dall'assessore Alessandra Magro, e basta, e finiamo qua in modo molto semplice, molto umile. C'è questa persona che è il fratello di Emanuela Setti Carraro, la moglie di Dalla Chiesa. Buonasera. E noi salutiamo anche lui. Domani appunto ci sarà l'intitolazione della biblioteca di San Donato, appunto alla terza donna, dicevamo, Emanuela. Sì. Emanuela, che tra l'altro è nato lo stesso giorno di Emanuela Loi, 9 ottobre, 17 anni prima, però insomma, ci sono tante cose che poi ci legano, sono i casi della vita. Io posso dire solo grazie per quello che state facendo, posso dire solo grazie per essere venuti nel nostro territorio, perché credo profondamente nel senso in questo, e soprattutto chiedo a voi più grandi di passatemi il termine, incitare i vostri figli, i vostri nipoti, per poter avere una vita nella legalità. E voi ricordatevi semplicemente, non tanto le mie parole, ma gli occhi di questa mamma e il signore che appena parlò. Signor Paolo, chiedo scusa, che ha appena parlato. Voglio veramente un grande applauso adesso.